La serie Ecovip rappresenta da tempo il cuore della produzione laica, un nome che ha segnato la storia ed il successo del produttore toscano e oggetto in questi ultimi anni di un importante rinnovamento. E come tradizione vuole, anche la nuova generazione della gamma Ecovip offre al suo interno una ricca rosa di modelli che propongono ora i medesimi schemi abitativi sia in versione semi-integrale sia motorhome. E tra questi ultimi spicca per compattezza e originalità il nuovo Ecovip H 2109. L'Ecovip H 2109 può in un certo senso essere definito come una voce fuori dal coro, un modello che ripropone uno dei layout oggigiorno più ricercati sul nostro mercato, quello cioè con letti gemelli in coda posizionati su garage, in dimensioni esterne davvero contenute per la sua categoria, proponendosi dunque come un motorhome ideale per coloro che sono alla ricerca di un veicolo agile e maneggevole, ma in grado allo stesso tempo di offrire un buon comfort di bordo al suo interno. L'Ecovip H 2109 è dunque il modello più piccolo dell'attuale offerta di motorhome marchiati Leica, e partiamo proprio da una delle sue caratteristiche più distintive ed importanti, le dimensioni esterne. La sua lunghezza infatti si attesta ad appena 659 cm, e anche la sua larghezza rimane appena al di sotto dello standard medio di questa categoria, qui pari esattamente a 225 cm. Più classica è invece l'altezza, con un valore di 296 cm. Comunque un dato molto interessante se consideriamo la presenza anche su questo modello di un doppio pavimento passante. E se a tutto questo aggiungiamo l'adozione della base meccanica del nuovo Fiat Ducato con telaio ribassato Camping Car Special, nella variante di passo più corta, quella da 345 cm, ecco che il risultato è un motorhome dalle spiccate doti di agilità e maneggevolezza su strada e durante le fasi di manovra. In linea col mercato attuale, l'equipaggiamento offerto di serie della parte meccanica, che annovera dispositivi come ESC, ASR, e-loader, climatizzatore manuale in cabina, cruise control, doppio airbag, nonché l'EcoPack con sistema start and stop, il crosswind assist, il trailer stability control e il post collision braking system. Esternamente i motorhome Ecovip riprendono in tutto per tutto i tratti che caratterizzano il family feeling delle ultime produzioni marchiate Leica, qui però arricchiti da un frontale realizzato in monoblocco di vetroresina con chiari richiami al mondo automotive. Le sue linee sono tese e molto aggressive, volte da un lato a donargli un look dinamico e dall'altro a sottolineare ancor di più gli elementi che lo compongono, come la grande fascia orizzontale color nero che ingloba i gruppi ottici circolari e la calandra, oppure le luci diurne LED, qui collocate agli estremi del frontale. Un design moderno quindi ripreso anche dallo specchio di coda, incorniciato da quattro elementi prestampati dove spicca un'immancabile fanaleria LED. La scocca si completa con l'adozione di finestre Dometic dotate di telaio e una portacellula a larghezza maggiorata provvista di serie di finestra fissa, zanzariera scorrevole e chiusura centralizzata, mentre per facilitare la salita a bordo non manca un utile gradino esterno elettrico. Dal punto di vista costruttivo, i motorhome Ecovip adottano pareti laterali in alluminio liscio a fronte di tetto e pavimento rivestiti invece esternamente in vetroresina. Le bandelle sottoscocca invece sono realizzate in materiale plastico. Uno dei tratti salienti della nuova generazione di motorhome Ecovip è poi l'adozione di un doppio pavimento passante e riscaldato, e la sua presenza è evidente in più punti del mezzo. Sulle fiancate esterne, infatti, sono presenti due sportelli che permettono l'accesso al gavone passante anteriore. Quello collocato sulla fiancata destra presenta però dimensioni minime e interferisce con la porta d'ingresso. Complice la lunghezza esterna contenuta dell'Ecovip H 2109, le dimensioni del gavone passante non sono delle più generose, ma conserva comunque l'utilità di poter stivare le attrezzature meno ingombranti, così da poter lasciare più spazio libero all'interno del gavone garage posteriore. La forma di quest'ultimo non è regolare, come non sono uguali le dimensioni dei due portelloni simmetrici che ne consentono l'accesso, privilegiando ovviamente quanto a grandezza l'apertura sul lato destro. Ad ogni modo, la volumetria interna è ottima, soprattutto in rapporto alla grandezza del mezzo, consentendo così il comodo trasporto sia di biciclette sia di uno scooter. Si notano poi alcuni particolari come un rinforzo centrale del pavimento in alluminio e le barre con ganci riposizionabili per il fissaggio del carico, mentre ovviamente non mancano illuminazione e riscaldamento dedicati.
L'Aica sfrutta la presenza del doppio pavimento per la collocazione di parte dell'impiantistica di bordo. Lo sportello laterale sinistro svela alcune componenti dell'impianto elettrico di ultima generazione, con tecnologia C-Bus, come anche la batteria di servizio trova alloggio in un apposito vano a pozzetto accessibile tramite una botola a pavimento. Anche la dislocazione dell'impianto idrico si avvantaggia del doppio fondo. Il serbatoio dell'acqua potabile e quello di recupero collocati nella parte posteriore del mezzo assieme alla pompa dell'acqua sono stati infatti installati a metà tra l'intercapedine e il sottopianale, prevedendo ovviamente un apposito guscio poliuretanico riscaldato che isola la porzione esterna. Presentano una capacità pari rispettivamente a 120 e 100 litri, mentre quello di recupero è dotato di serie di valvola di scarico ad azionamento elettrico. L'impianto di riscaldamento si avvale della potente Truma Combi da 6 kW alimentata a gas, prevedendo una canalizzazione dell'aria calda dedicata anche al doppio pavimento. Infine, la riserva di gas necessaria è assicurata da un vano dedicato ad ospitare due bombole da 10 kg accessibile tramite un apposito sportello esterno. Pur essendo il piccolo di famiglia, il modello EcoVipacca 2109 offre al suo interno tutto lo spazio necessario per ospitare comodamente anche l'equipaggio al completo previsto, cioè 4 persone, accogliendole in un ambiente raffinato ed elegante, ma soprattutto personalizzabile secondo i propri gusti, sia nella scelta delle sellerie, sia nell'essenza del mobilio, qui nella variante denominata Rover e Mocha. Tra gli elementi dell'arredo spiccano il rivestimento soft touch del soffitto e il sistema di apertura dei pensili, non più tramite la classica maniglia, ma utilizzando la barra di alluminio posta lungo il bordo inferiore, che a sua volta contribuisce anche a creare una piacevole continuità stilistica dell'arredo. L'intera parte anteriore è occupata dal living, una vera e propria zona pranzo relax, dove le sensazioni di spazio e airosità sono ancor più amplificate dalla costruzione integrale della scocca. Al contrario poi di quello che ci si potrebbe aspettare considerati lo schema abitativo proposto e la lunghezza esterna di questo mezzo, anche su questo modello la semidinetta L integrata dalle poltrone girevoli della cabina è coadiuvata da un'utile poltroncina laterale. Una soluzione che permette così di ospitare fino a 5 commensali attorno al tavolo centrale, a sua volta dotato di piano traslabile e ruotabile. Alle spalle del divano fronte marcia è stata poi ricavata una nicchia destinata ad ospitare l'eventuale televisione, mentre a fornire ancor più luminosità alla zona giorno ci pensano due finestre simmetriche e un oblò panoramico a tetto. Allo stivaggio concorrono invece un pensile e due piccoli vani chiusi ancorati al sottobasculante. Si notano inoltre alcune botole a pavimento, ricavate in corrispondenza del soggiorno. Una è collegata direttamente al citato gavone passante, mentre l'altra ospita un sempre utile vano a pozzetto. Al centro dell'abitacolo sono collocati i servizi. In particolare, lungo la fiancata destra si sviluppa linearmente il blocco cucina, non molto ampio, ma ben studiato nell'organizzazione degli spazi. La superficie ospita un lavello circolare realizzato in acciaio inox servito da un miscelatore a canna alta e un fornello angolare a 3 fuochi. Nonostante tutto è stato lasciato uno spazio sufficiente per un piccolo piano di lavoro, a sua volta coadiuvato da una mensola ribalta laterale. Ritroviamo poi la cappa aspirante, una finestra e un oblò a tetto da 40x40 cm dedicati e due classici pensili superiori. La parte bassa del mobile invece ospita in primis il frigorifero trivalente incasso Dometic da 106 litri, dotato di porta con doppia cerniera e selettore automatico della fonte di energia. Una scelta che oggigiorno può essere considerata in controtendenza, vista la sempre più larga diffusione delle unità a colonna, ma che al tempo stesso ha permesso a questo modello di avere una maggiore vivibilità e airosità all'interno dell'abitacolo. A completare poi le possibilità di stivaggio della cucina ci pensano due utili cassetti collocati al lato del frigo. Sul lato opposto ritroviamo invece la toilette, accessibile tramite una porta serranda scorrevole. Un mezzo di tali dimensioni non poteva che adottare la collaudata soluzione a volume variabile, grazie all'adozione di una parete lavabo ruotabile che consente la creazione di un box doccia separato. Da notare in questo caso come l'erogatore rimanga sempre lo stesso, prevedendo quindi un flessibile estraibile al suo interno. Nella porzione destra ritroviamo invece il WC Thetford con tazza fissa e gli armadietti deputati allo stivaggio,
mentre la reazione del vano è affidata a un oblò a tetto da 28x28 cm. La camera posteriore ospita i due comodi letti gemelli, adagiati su piani con rete ad oghe. Le loro dimensioni sono standard, anche se si nota una differenza di oltre 10 cm lunghezza a favore del letto destro. Ai letti si accede grazie a due gradini centrali, sfruttati a loro volta anche come spazi di stivaggio aggiuntivi. Il gradino più basso è scorrevole, quando non serve si può infatti ritrarre in modo tale da permettere l'apertura degli armadi guardaroba posti sotto ai letti. Quello destro è dedicato ai capi appesi ed è dotato di asta pendiabiti scorrevole, mentre quello sinistro presenta la particolarità di essere estraibile, organizzata al suo interno in ripiani. L'allestimento della camera padronale si completa con un cassetto aggiuntivo, un giro pensili superiore, il riscaldamento perimetrale dei letti e una testiera imbottita, mentre alla necessaria circolazione dell'aria concorrono due finestre simmetriche e un oblò a tetto da 40x40 cm. Altri due posti letto sono infine garantiti da un classico matrimoniale basculante che discende manualmente al di sopra della cabina di guida, provvisto sempre di piano con rete ad oghe, fareti da lettura e oblò a tetto dedicato. Una volta abbassato però si nota subito come il basculante interferisca leggermente con l'utilizzo del living sottostante.